Il MOOC è la finestra che permette di visualizzare le migliori proposte di negoziazione presenti sul mercato in acquisto e in vendita, in un determinato momento, ordinate in base al prezzo, decrescente se in acquisto e crescente se in vendita. Per richiamarlo, posso, sul titolo di mio interesse, attivare il menu contestuale cliccando con il tasto destro, selezionando poi la voce Moduli base e poi la voce MOOC. Allo stesso modo posso attivare la finestra del book dal menu Funzioni. Vediamo insieme come si compone la finestra di book. In alto sono disponibili diverse icone. Alcune sono specifiche per questa finestra, mentre altre sono invece generiche e le ritroviamo in più finestre. Tra le icone generiche troviamo icona per richiamare il menu contestuale, oltre che dal menu Funzioni e dal menu contestuale è richiamabile anche da questo pulsante. Icona scelta rapida e push-pull sulla finestra. Icona gruppi che mi permette, tramite un colore, di scegliere se associare o meno la finestra a un gruppo di altre finestre da collegare insieme. Ritroverete nello specifico la funzione in un video dedicato. Tasti di gestione finestra. Finestra massimizza, minimizza e chiudi, che troviamo sull'estrema destra. Icona scegli titolo. Disponibile su questa, ma anche altre finestre che sono collegate a un singolo strumento, che ci permette di effettuare ricerche rapide del titolo rappresentato nella finestra. Invece, quelle specifiche al book sono bilancia book e il tasto per attivare e disattivare la funzione. Tratteremo questa funzionalità in uno specifico video tutorial. Tasto attiva e disattiva book esteso. Quest'ultima funzione permette di far visualizzare anche i livelli di book all'interno dei quali non sono presenti scambi. Tale funzionalità è particolarmente utile per i titoli sottili, meno scambiati, o per visualizzare, per i titoli più liquidi, eventuali spread presenti tra il primo denaro e la prima lettera. Sotto le icone troviamo poi le barre di pressione, che permettono di visualizzare graficamente la somma delle proposte e delle quantità presenti sul book, al fine di determinare se sul titolo è presente una maggior pressione tra gli acquisti o tra le vendite. Medesime barre di pressione sono poi presenti sui singoli livelli di book. Anche in questo caso sarà immediatamente possibile visualizzare, senza leggere i numeri presenti sul singolo livello, qual è il livello su cui ci sono maggiori proposte. All'interno del book sarà poi quindi possibile visualizzare i vari livelli e sui prezzi avere evidenza dell'ultimo prezzo scambiato, visualizzato di default in giallo, del massimo in verde e del minimo in rosso, scambiato dal titolo in giornata.